perché è un campo difficile, è un campo ostico. Poi hanno preso il portiere nuovo, hanno, insomma, hanno una squadra con ottimi giocatori. Quello che mi dispiace è in una partita che, devo dire la verità, abbiamo sempre controllato lungo e largo, aver preso il gol dell'1-1 su un calcio di rigore all'inizio del secondo tempo proprio evitabile, vuol dire sempre questi piccolissimi cali di tensione, ma dopo la squadra ha fatto 3 gol, abbiamo preso un doppio palo sul tiro di Mancino, con altre 2-3 azioni gol ottime in contropiede, una grossa parata del portiere nostro che ha evitato il 2-2, però devo dire che poi viene qui con la personalità dopo il pareggio di domenica, rifà un'altra partita, poi ci aspettano tutti. Tatticamente sono tutte partite difficili perché abbiamo sbloccato il primo tempo e loro niente, sempre chiusi nella loro metà campo, proprio non ci danno campo, poi quando sono stati costretti dal nuovo, campo aperto la differenza si vede. Sì, ce l'avevo ieri in mente perché ho detto voglio cambiare un qualcosa, loro sapevo che avrebbero proposto un 5-3-1-1 per levare Aliperta e Strambelli. Però dopo ho detto se mettiamo una palla lunga sopra il quinto loro, tra il terzo e il quinto, Muzzi attacca bene la profondità e così è stato. Su una palla di questa ha messa dietro e Sicurella finalmente abbiamo attaccato l'area bene con la mezzala, ha fatto un gran bel gol. Avevamo preparato e riuscito, come devo fare un complimento sul calcio d'angolo proprio provato, un blocco dei Muzzi che è passato vicino a Marchetti e abbiamo fatto un gran bel gol di testa. Qualche volta ci riesce quello che prepariamo durante la settimana, vuol dire che lavoriamo con gioia, lavoriamo con voglia di applicazione di fare questo. Poi in campo difficile abbiamo fatto 3 gol pure qui, insomma, dai, ce la prendiamo per quello che è. Assolutamente sì, a prescindere dalla vittoria, proprio per la partita, secondo di qui abbiamo dominato in lungo e largo, abbiamo sofferto poco e niente. E chi è entrato ha fatto benissimo. Eppure il terzo gol è nato da una ripartenza, Foggia ha coperto palla, ha dato a Cutolo 2-1 con Strambelli, mi è piaciuto tanto proprio l'approccio, anche Manatti 7 minuti più il recupero, bene, sono entrati tutti vogliosi, Maras, questa è la cosa che piace a me, Campner, soprattutto è la grande soddisfazione, vuol dire che il gruppo si diverte, vuol dire che si allena bene, vuol dire che tutti vogliono partecipare. Mi ha fatto piacere vedere pure Giacomo qui, Biondi, che è bello, dai, sono belle sensazioni. Godiamoci il momento, da come eravamo partiti dopo la Coppa Italia, e piano piano, che devo dire, un plauso al pubblico, perché è il pubblico che ci segue, che spero che gli stiamo dando soddisfazione, spero che li stiamo riavvicinando al gioco del calcio, all'Arezzo, alla loro squadra, e penso insomma che loro siano fieri di noi fino adesso, perché dove andiamo cerchiamo di imporre il nostro gioco senza paura, e loro ci ripagano con un affetto incredibile nei 95 e quei 2-3 minuti dopo è una cosa bellissima. Sono proprio contento che si è ricreato questo feeling che forse mancava da un po' di tempo all'inizio. Diciamo che è stata un'azione preparata, ne sta una palla buttata, era un'azione preparata in settimana, con palla dietro, a rimorchio arrivava alla mezzala, in quel caso stavo io, ho fatto un gran gol. Sì, sono contento più che altro per la vittoria, perché alla fine vinciamo tutti insieme, uniti, si è visto anche la reazione, dopo l'1-1 a freddo così, siamo riusciti a ripartire, a mettere palla a terra e rifare 2-1 e 3-1. Sì, diciamo che all'inizio comunque, cioè, come penso capita a tutti, c'è un periodo di adattamento comunque. Non conoscevo nessuno nella squadra, quindi pian piano mi sono inserito in punta di piedi, correndo, allenandomi settimana dopo settimana, e pian piano mi sto inserendo nei meccanismi del mister. Però l'importante è portare a casa 3 punti, al di là degli obiettivi personali, dobbiamo remare tutti la stessa parte per l'unico obiettivo. Il mister, in pratica, vedendo Marchi, la metà sinistra di Reti, che comunque ha più esperienza, ha messo me da questo lato, magari riuscivo a ordinarlo con l'esperienza, e penso di esserci riuscito bene. Mi ha portato a casa 3 punti e quello che conta è questo, poi ripartiamo da martedì più carichi che mai per la partita col Foligno. Assolutamente sì, perché venire qua a Rieti e portare via 3 punti non è cosa di tutti i giorni. Loro sono una squadra molto organizzata, è un campo molto ostico, quindi abbiamo fatto una grande prova di carattere, al di là del bel gioco o no, quello che conta sono sempre 3 punti, la classifica, e quindi va bene così. Sì, sicuramente Rieti ci ha messo anche in difficoltà per il loro modulo 3-5-2, quindi avevamo a uomo io e Aliperta 2 giocatori, quindi non era facile per noi, però siamo stati bravi a riprenderci subito dopo l'1-1 e quindi abbiamo portato la partita a casa. Fa tanta differenza, anche perché ogni domenica giochiamo in casa e quindi ci fa piacere che la gente ci segue, perché è il nostro 12° uomo.
Sì, diciamo che ci sacrifichiamo molto anche in fase di non possesso, quindi quando abbiamo l'opportunità di poter sfruttare davanti è giusto che lo facciamo, sono contento per il gol, ma l'importante era la prestazione, i tre punti.